Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su il nostro Puzza. E signori, Abrosa, abbiamo una situazione, contattati da un po' di gente cazzonale che ancora non è bene. Qualcuno ha dato impressi che Irpe 74 ha impressi. Sto vedendo se per caso qualcuno ha avuto lo sprint di crescita di quando uno va in prestito. Sembra di no. Comunque anche Oskin è rimasto uguale. Ma Rinoschi è rimasto uguale. Vilk è rimasto uguale. Sono tutti rimasti uguali. Va bene, ok, va bene. Cresceranno. Cresceranno altrove che, giocando. Va bene, però adesso. Adesso è il momento di ok, va bene. Ora adesso è il momento di fare qualche acquisto di un certo rilievo. Abbiamo ok, Yamon e Gomez. Vediamo un po' questa gente questo per Yamon, 27 anni. Yamon, allora Yamon 27 anni, 82, questo intercetto come intercettato. Joao Gomez, ok, due agenti veramente interessanti. Voglio vedere un attimo il livello di mercato come sono mirati. Ok, allora penso di poter prendere solo uno dei due e devo sceglierlo. Joao Gomez, prendo, avremmo, sarebbe, io vorrei vederli questi qua, posso iniziare l'osservazione? No, non posso, cioè sarebbe sto Bustos, l'accessore è 40, questo, ecco, questo è un giovane, questo è interessante, non gioco l'anticipo, non è 90, quindi un bel cantino, però non posso. Allora il problema di questi due è che è possibile che se li prendo vogliono essere i titolari non sono messo male, a me servono le riserve, io potrei tanto per il resto no. Allora contatta per acquistare, no, trattiamo 48, gli do 48, non gli do 48. Allora cambio giocatori, magari posso aspetta, portieri potrei Max Kovalčík, che sembra meno promettente dei vari, diciamo. Max Kovalčík, vediamo. Max Kovalčík è allora. Scambio alla pari con Liepa, no. Nuovi scambio giocatori, no. Però questo mi dà l'idea del valore che danno al giocatore.
mi dà l'idea del valore che può avere il giocatore. Raul Bustos, ok, potrebbe essere interessante. Aspetta, cartellino, lo voto sui 25 milioni e ne offro 24. Oh, bene, bene, bene. Adesso mettiamo al giocatore. Io perché sto scegliendo lui? Intanto perché è giovane, tanto perché è giovane, e poi intanto per turnover importante. Vabbè, tanto servirai, servirai. Allora, contro offerta 5. Ok, non abbiamo causa accessoria, però no, porca miseria, non mi dai nessun ingaggio. 10.000. Va bene, va bene. Per Bustos dovremmo tornare più tardi. Per Bustos dovremmo tornare più tardi. Intanto avanziamo. Ok, offerta di prestito di Adam Baran. Adam Baran, mi offrono diritto di riscatto il sempre il 20. Ci porta Adam Baran. Diritto di riscatto, delega, prestito secco e ok. Max Kovalčík, mi offrono 4,5 milioni. Per quello che ora come ora risulta essere il meno promettente di tutti. Fammi vedere un attimo. Fammi vedere un attimo che qua mi devo pensare. Tanti troppi portieri. La possibilità che tra l'altro nessuno di loro diventerà mai titolare. E lui in effetti è il meno promettente dei vari. Trattiamo. Trattiamo per Max Kovalčík. Purtroppo ne ho tanti e ripeto, lui sembra essere il meno promettente di tutti. Negozia, io andrei. Oh, vabbè. Oh, benissimo. E minchia, ora dovete andare in prestito o andrà. Vabbè. Allora, mentre Simon Malinowski. Malinowski lo vogliono. Me lo vuole comprare Malinowski? No. No, Simon Malinowski, no. Simon Malinowski, no. Io Simon Malinowski non lo vedo. Malinowski non lo vedo. Simon Malinowski non lo vedo. Quello posso pensare a una vendita di quel portiere, ma Simon Malinowski non lo vedo. Andrei Back, ok, prestito a Francoforte 12 mesi, ok. E va bene. Poi vediamo cosa è successo. Ok, offerta di prestito di Baran, il Darmstadt. Darmstadt me lo chiede in prestito. Ok. Io Darmstadt non voglio. Allora. Darmstadt. Allora. Vendere non si vende. Baran non si vende, non si vende. Posso pensare a un prestito. Posso pensare a un prestito. Deleghiamo un solo prestito secco. E adesso però c'è battaglia. Infatti mi chiedono un anno in prestito a Lorient. Un anno in prestito a Lorient. Che non è cresciuto, è rimasto tale quale. Vabbè, dai, sì. Magari stavolta cresce.
magari stavolta cresce e poi si monetizza dopo. Però per dare lui in prestito ab mercato io sto, se posso, se sono ancora disponibili, ok. Parra è andato, Lima c'è ancora, to vediamo Lima, via settenne Lima, vediamo un po', sporadico, progressi 5 anni, ok, vediamo, no, oh. 3.000 va bene, offerta equa, questo pippone, pippone Lessa Pippon o giovine, giovine su cui puntare, va bene. 75, pensavo molto peggio ragazzi, pensavo molto peggio, va bene, l'altro Parra è più, ovviamente più forte, io prima o poi Parra lo prendo, questo tempo, ma va bene, nuovo programma allenamento, ok, lo facciamo, e come sempre questi, allora, sostituti e riserve. Oh, va bene. E qua abbiamo aggiustato un po' di cose. Abbiamo aggiustato. Ora avanziamo. È stato prezzo di Kovalchuk. Come sta saltato? Vabbè, niente. Kovalchuk è saltato. Offerta e prestito di Bartosz Bak in prestito COC. Di conditto di scatto? No. Direi delega e ok. Poi Sorrentino mi offre 18 milioni. Quando ne vale 27? Amico. Ah, perché mi hanno dato un giocatore in cambio. Selim Amala. That's and Amala. Vai fare in culo. Vabbè, comunque per Coco mi offrono 32 milioni più un po', perché tipo, no? E adesso Malinowski, ok, d'accordo, per un anno vai Malinowski e abbiamo fatto. Allora Kaczmarek, un'altra offerta, il Sassuolo, io direi prestito secco. Poi Baran prestito, c'è l'accordo per il prestito, vai. Poi invece abbiamo Marcin Baran, accordo per il prestito, vai. Mentre Simo Malinowski mi offrono 3 milioni. No, Simo Malinowski non lo vedo. Questo è il al massimo ve lo concedo in prestito, al massimo ve lo concedo in prestito. Gente che va, signori, gente che va, Krumins al Brighton 12 mesi, benissimo, vediamo cos'è. Max Kovalchuk al Fenerbahce per 5,5 milioni, ok, va bene, potevo averti vendere 6 milioni, va bene, ok. Ora, Krumins in prestito, Kovalchuk venduto, offerta per il Getafe, lo chiede in prestito, conditto di riscatto, quindi direi delega, prestito. Pavlovski, l'ennesima offerta al Midtjylland, mi offre 9,7 milioni e io rifiuto categoricamente. Ok. Poi chat, allora sto attraversando un buon momento, ci penserò. Tanto volevo ringraziarla, mi fa piacere se tu sia venuto da me. E adesso, prima partita di campionato contro il Rakov, squadra con cui ci hanno giocato, diciamo, fino alla penultima di campionato, terz'ultima di campionato, ci hanno giocato il campionato. Allora,
Abbiamo le qualità per vincere. Dai, quello sì. Mi attendo un match difficile all'esordio. Ho fiducia nei miei ragazzi. Assolutamente. Abbiamo saputo. Offerta Villarreal. Non è solo una questione di soldi. No, è titolare, ragazzi. Rizzo è il nostro titolare. Il nostro titolare al momento. E adesso? Ora. Squadra, devo un attimo combinarmi la situazione. Allora, abbiamo tutta questa situazione qua. Ci abbiamo Gomez, Martinez 72. Vabbè, ok. Gallardo, Camara. Bene. Okay. Abbiamo delle buone situazioni. Abbiamo delle buone situazioni. Kovacic per è stanco, per ora facciamo così. Libre, dice. No! Porca miseria, vi prego di me. Che palle. No, porca miseria, vabbè. Qua ci va. Che pascoli, scusate, porca miseria, scusate. Sono picciato con Kovacic, avevo anche... Cresce. Vabbè, ok, va bene. Porca miseria. Scusatemi, sono impicciato con me. Ok, va bene. Ok, ora qua devo rifare il Francoforte. Bacca, niente, abbiamo scherzato. Gli ultimi giorni abbiamo un po' scherzato. Adesso andiamo gli altri. Back in preto, trasferimento Xavirei 184 milioni. Real Madrid rifiuta. Krumins accetta. Kovacic accetta. Malinowski rifiuta. E rifiuto anche questo, che non li vendo. Kopete rifiuta. Malinowski, c'è qualcos'altro? Ah, ok, sì, questo delega dovevo... Pascoli, allora, qua... Rifiuta. E ancora un'altra... All'Inter, rifiuta. Niente, qua devo bloccare... Trasferimento, accordo, cose, vabbè... Naggia me e quanto sono imbranato. Allora, offerta il Braga. Questo riavvolgimento del tempo, abbiamo offerta Braga. Ok, poi scusate, questo significa che non ho preso ancora i giocatori. Porca miseria, aspetta, hub mercato, fermi, però. Ecco, Lima devo... ecco, Lima lo dovevo prendere. Io quelli che dicevo che ho preso... Allora, sporadico. Allora, ok, 5 anni. Va bene. Signora. Stipendio. 10 raccettati al mondo. Se gli dico 8? In effetti, ecco. Perfetto. Perché adesso vedi che... Va bene, e quindi ho offerto meno. Va benissimo Lima. Ok. Diciamo che ci ho tratto dal mio impiegamento, dal mio, mio essere imbranato, ho tratto vantaggio. Però io voglio, per esempio, il mediano, quello che dicevo io.
Allora, Gomez ancora non l'ho preso. Allora, contattiamo Gomez. Contattiamo Gomez. Allora. Turnover. Ok. 5 anni. 2. Offerta 3. Lui accetta. E ignorare la causa decisoria. Stipendio. Io offro 7. Ha accettato. Mi avrò sotto lui. Io offro 7. 7-3. Allora, contro offerta. Rimuovi bonus. Alla fine sto pagando 7-5. Va benissimo. 7-5 va benissimo. E, okay, e anche questo, vabbè, tanto sappiamo com'è. Ok, ok, sto rifacendo tutte cose. Mi dovete scusare. Sono imbranato da fare schifo. Ora, a che siamo? Io direi queste cose qua. Nuovo programma allenamento. Facciamo questo, applica tutti i sostituti e riserve. Ok, e qua è un casino perché ho un sacco di giocatori che avevo. Ok, offerta a prestito di Buck. Allora, Buck delega, prestito secco, mentre Baran, c'è l'accordo al Braga, vai Baran. Xavirei arriva a 172 milioni, rifiuta. E basta, va bene. Poi avanziamo. Ok, c'è gente che se ne va via. Grumins al Brighton. Diciamo che non è cambiato il mio essere imbranato. Non ha cambiato troppo le carte. In prestito, offerta. Luton Town mi tiene in prestito. Facciamo delega. Ok, poi poco puta. E Simon Malinowski mi fanno ancora offerta. Allora, Inter rifiuto, mentre il prestito alla Z mi accetto. Prestito secco, prestito vendita fa giocatore. Villa Libre si sente bene. Tutto è bene, qualche finisce bene. Villa Libre dice ci pensa. E Villa Libre a sto punto devo farlo giocare. Allora, conferenza stampa, rifacciamo di nuovo tutto. Mi dovete scusare davvero, sono un imbranato. Lottare per il titolo è il minimo. Ok, no. Continuo, è fondamentale per tutti, assolutamente sì, ma lo sono tutti. Ho fiducia nei miei giocatori, va bene. Ok, ora direi calcio d'inizio. Qua la stazione della squadra, Kovacic è un po' stanco, mi porto via Libre che poi devo farlo giocare. E nella speranza, vabbè, no, Villa Libre, ok, tanto Majcerak giocherai dopo, prossimamente giocherai. E adesso andiamo signori, partita con il Rakov, subito gioia. Gara che si disputa in un in tutto questo devo prendere Baran. Va bene, lo prenderò, poi lo prenderò dopo. C'è no Baran, Raul Coso, l'altro mediano, quello giovane. Riprovare a prenderlo. Ho visto 10 milioni, non è sputato in faccia. Ok. Comunque, signore, questa è una cosa che faremo dopo. Adesso pensiamo alla partita. Quella che penso a questo punto sarà l'unica partita di questa puntata. Perché insomma la puntata di calcio mercato. Xavirei. Allora, sto vedendo Rakov piuttosto molto sciolto, insomma. Molto calmo. No,
Benissimo, Copete. Sulemana. Formazione ottima, scende in campo con questi 11. Per Nutella. Capirei. Occhi puntati Herrera, io tanto mi sono iniziato di fare l'inversione. Oggi dovranno fare particolare attenzione. Anzi, la faccio gestione squadra, la faccio adesso. Ok, la faccio adesso perché così sono, perché uno c'è messo un attaccante sinistro a destra e un attaccante destro a sinistra. Non ci sono tanti difensori che possono stargli dietro. Onestamente poco senso. Tendo a giocare ognuno nel suo ruolo. Però comunque, ora si riprenderà dunque con un fallo laterale. Ora vediamo un po'. Questa è la certo, iniziamo subito contro squadra contro il quale ci siamo giocati lo scudetto nello scorso campionato, una delle due squadre con cui ci abbiamo giocato lo scudetto lo scorso campionato, quindi non partiamo subito una partita sulla carta una delle più difficili di questo campionato. Tentativo di liberare l'uomo con questa però giocata. Abbiamo occhio comunque per il possibile vantaggio. Abbiamo controlla la conclusione senza squadra difficoltà. Comunque la squadra per vincere decisamente. Cardoso avanza col pallone tra i piedi, palla per Sciavirei, il portiere non si parlata del portiere, va bene. Ora primo palo, calma, Nutella la bandierina, metti in mezzo, attenzione a Cardoso, miracolo del portiere del Rakov. Siamo pronti. Ora di nuovo. Ah, troppo però. E vabbè. Qua no. Vabbè. Benissimo, niente. Coco. No. Porca miseria, Coco però torna. Coco torna. Coco torna. Bravi. No, è che attenzione, pericolo. Ed è il primo gol della gara. Dove la palla e finisce l'attaccante. Vabbè. Gli avevo levato palla. La palla è finita l'altro attaccante. 1-0. Un pallo. Calma. La cede a stare calmi. Capirei se puoi tirare cortesemente. E che tua. Ciao. Ok. Capirei. Xavirei. Niente. Palla fuori. Palla fuori. Non iniziamo benissimo. Stiamo iniziando proprio nel migliore dei modi. Cardoso è tua. Benissimo. Rizzo. Per Herrera. Rizzo. E Sciavirei. Sciavirei 1-1. E Ale. Vai a prendere sta palla. Dobbiamo andare per vincere. Vai a prendere sta palla. Va bene. Grande Sciavirei. Va benissimo. Va benissimo. Allora, pronti. Conclusione di potente, palla in rete. Ora abbiamo pareggiata. Adesso andiamo a vincere. Assolutamente andiamo a vincere. Il rosso Sorrentino deve andare a chiudere. Sorrentino. No. Oh, fuori a posto. Va bene. Ora. Ma va bene. È andata bene. Ok. Qua. Sorrentino verso le mani. Così in mezzo, niente. La allontana. Ok. Cosa? L'arbitro ha visto il pallo e dunque punizione. Scusi, signor arbitro, io non avrei capito la chiamata. La legge bene, ferma il passaggio. Ok. Lancio lungo, ancora cercare Sciavirei. Sciavirei, niente, impreciso davanti alla porta. Sciavirei. Ancora palla fuori. Ancora una volta davanti al portiere, palla fuori. Andronache. Non vorrei capirlo com'è. Ma va bene, calma. Calmi. No.
grande Cardoso, ripartiamo. Rizzo, bella palla per Sciavirei. Sciavirei di nuovo fuori. Quindi Sciavirei non becca la porta, non becca la porta manco per sbaglio. Xavi, c'è what's happened? Che succede, Xavi? Che succede, Xavi? Allora, Herrera. Atteggiamento abbastanza passivo. Lancio lungo. Xavi Rey che prova a tenere palla. Rizzo, niente. Grande intervento, quasi come un gol. Oh, quando provo a fare un po' di possesso. Palla mia. Un carto. Allora. Però io Alvarez, amico mio Alvarez, io dovrei dire, però insomma la copertura difensiva ci vuole. Poi niente, fino a 1-1 fine primo tempo, non benissimo, cioè iniziato male, poi l'abbiamo rimontata, diciamo bene. Dopo un po' abbiamo cominciato a giocare meglio in attacco, ma c'è comunque tanta imprecisione. Attenzione a rimana Herrera, cross in mezzo, niente, poggio di qua Alvarez, cross in mezzo, palla deviata in angolo, c'è invece calcio di punizione, va bene, ok, così in mezzo, niente. Di Coco, però buonanotte, però ragazzo mio, e perché la mia linea difensiva è così alta? Poi difensori a centrocampo, perché? Mette fine alle molte voci degli ultimi giorni sul la miseria, poi c'è Yeboah, attenzione Sorrentino, Sorrentino su Yeboah, meno male, ok. Bravissimo Sorrentino. Però porca miseria, perché non risponde ai comandi? Dai, oh, Herrera sulla fascia, Herrera. Qua di nuovo, Herrera ancora. Lungo la fascia per avanzare. Per Rizzo. Rizzo qualcuno la mantiene. Alvarez. Ok. Ma perché sto passaggio così indirizzato a Soleimana? Giustamente, perché Alvarez, mannaggia, difesa messa male, occhio alla ripartenza, mania, qui la copertura della difesa. Allora calmo, Herrera, vorrei un movimento, niente, calma, stiamo molto calmi, siamo molto calmi. Che succede? Benissimo, partiamo. Rizzo. Calmi, ok. C'è la respinta, pallone ancora buono, fondamentale il difensore. Sciavirei. Possono prendere in contropiede la difesa. Ok. Rimana. Raga, però non potete pure ostacolarvi tra di voi. In mezzo, Sciavirei, niente. Poggia di qua, Sorrentino. Ancora cross in mezzo. Herrera! È parata il portiere. Fermi, cambi. Allora, Sciavirei non mi è piaciuto. Villalibre si sente in forma. Liepa per Rizzo. Romo per Cardoso, sì, Romo per Cardoso, e poi Kovalčík per Soleimana, potrei farlo, Kovalčík per Soleimana, va bene, quattro cambi. Però ci fermiamo sti quattro cambi e poi vediamo. Hanno l'occasione della bandierina per mettere la freccia. Il pubblico ci crede e continua a aiutare la loro squadra. Nutella con la bandierina.
palla in mezzo. Di twist niente. Coco ci prova di testa, non va. Direi di no. Tiro debole, una palla facile. Palla. Ok, no. Benissimo. Perdono il possesso del pallone. Kovalčík. Beh, ah, una brutta palla. Niente. Match che va bene. Sul binario dell'equilibrio. Lo vedi dalla bene. Sul possesso palla. Un equilibrio da che libre. Però non è sinonimo di noia. Le due squadre, come vedi, no. Stanno interpretando la partita senza calma. Troppi tatticismi aperti. Calma. Cercano di segnare un gol per l'avversario e questo vuol dire essere protagonisti. Calma. Il pareggio no. Però fotografa correttamente quanto abbiamo visto finora in campo. Ok, bravo Sorrentino. Ok. No, raga. No, ragazzi, però. Calma. E boh. Ok, ottimo, grande Sorrentino, ripartiamo. Kovalčík, palla per Liepa. E dai, non... palline. Una volta che premo comandi per con dei comandi, meno male Bartek, va bene. Dai, dai questa palla. Ok, Liepa. C'è campo per la ripartenza. Liepa per Vila Libre. Di fare un po' di firata. Palla a Kovalčík. Ma via Kovalčík. Porca miseria, va bene. Adesso. Primo palo. Stella in mezzo. Vila Libre! Vila Libre! Portiere la tocca, ma non impedisce al pallone di andare in porta. Vila Libre 2-1. E Ale. Grande Vila Libre. Falcon, io non si è voluto fidare di te. Ma questo è quello che sai fare. Dove Xavi Rey non era riuscito a fare il gol del vantaggio, c'è riuscito lui. Vila Libre 2-1. Bene così. Bene così, signori, bene così. Adesso però non dobbiamo sottovalutare la situazione. Benissimo, voi di qua. Via Libre. Via Libre. Liepa per Herrera. E Vila Libre ancora. No, Kovalčík si è fatto dolore pronto. E segna anche Kovalčík. Gol del 3-1. Segna anche Kovalčík. Gol del 3-1. Vabbè. Ah, sì, ci ha messo solo la scarpa, ma bene così. Tanto bello fisicato Kovalčík. Ora che lo vedo. Bravo Kovalčík. E sono 3-1. Oh, adesso siamo un po' più tranquilli. E iniziamo. Siamo decisamente bene questo campionato. Perché insomma, ormai è fatta. 91esimo. Anche dovessero segnare adesso. Cosa che non avverrà. Va comunque bene, finisce quella partita 3-1. Intanto iniziamo con un risultato quasi normale. 3-1, bene così. Bene così, 3-1 in casa contro il Rakov. Buon inizio, decisamente buon inizio contro una squadra che è quella che con quale c'è un contesto, con che diciamo che ha contesto a noi lo scudetto fino a un po' di tempo. Allora, e tutti abbiamo degli alti e bassi, non mi toccate Sorrentino, fa anche dei bei film. E la squadra prima di tutto. E poi Rakov, intimidire. Siamo un avversario temibile. Sale manco per sbaglio. Va bene. Va bene. Ora. Cosa succede? Allora, Kovalčík in prestito. Ok. Offerta e prestito di Krzysztof Kaczmarek. Kaczmarek, il Cadiz ce lo chiede in prestito. Delega. Prestito. Ok. Il Rakov ci chiede Wilk. Bernard Wilk in prestito. No, ce lo vuole comprare.
Ci vuole comprare Vilic. Sapete quali scopi? Fatemi vedere un attimo la situazione. Intanto ringrazio. Ok, prestazione autorevole, grande Villa Libre, grandissimo Villa Libre. Ora io a Brosa voglio vedere un attimo. Tanto questi vanno in prestito, ok, non vedo probabilmente nessuno c'ha le crescite quelle spaventose. Esterni e allora questi qua, Bernard Hilk 17 anni, fatemi vedere, ma potrebbe, no no, a Brosa Virk lo diamo in prestito, no Virk, Bernard Virk lo diamo in prestito, vendere non lo si vende, rifiuta, vendere non lo vendiamo. A proposito di vendere e comprare, io devo andare, devo, ecco la mia sbadataggine, la mia dabbenaggine nel premere bottoni mi ha dato un'altra possibilità per Bustos. Busso so voglio prendere. Contatta per acquistare? No. Trattiamo. Allora, io per io offro il cartellino, io offro 22. E già mi chiedono l'IEPA. Aspetta, muovi il cartellino. Ok. IEPA non esiste. Ora trattiamo con Bustos che 10 milioni mi ha sputato in faccia. Essere importante contro offerta turnover. Vuole essere importante. E vabbè, accettiamo, va bene. Tanto comunque giocherà 5 anni. Ti fai 5 anni, va benissimo. Testa una clausola rescissoria, va bene. 31.000, va bene. Allora, controfferta. Ok, signori, abbiamo anche, ok, io direi che siamo a posto. Allora, a parte Max Kovalčík che va in prestito 12 mesi, è ok e va bene. Raul Bustos arriva per 24 milioni dall'Atletico di Madrid, giovane dalla Torino di C, buon prezzo per un overo che è un 82, ragazzi, not bad, pensavo molto peggio. Ora però è un spunto 81, che fa se un ciale, vabbè. E allora se, e allora va bene, io direi che però va bene così. Allora, l'unica cosa che farei adesso a livello di squadra e fare un caro Romo, se passerà lui Bustos, il buon Bustos che sarà lui in difesa, sarà lui il secondo, questa va che sì, salviamo tutti gli schemi. E io direi quello che possiamo fare intanto, buon programma allenamento, va bene, io sempre aprirò tutte le riserve. Okay. Quello che vi dico e vi direi è questo: io arriverei al giorno della prossima partita. Nel frattempo gestiamo tutto quello che c'è da gestire. Cosa è successo qua esattamente? Ok, avete preso Kaczmarek 2. Allora il Fenerbahce ce lo chiede in prestito, un diritto di riscatto. Delega solo prestito,
Poi Bach COC accettiamo per il Coventry e accettiamo un anno a Luton. Ok, e boh, che vinca migliore dei due. Ricordo che il prestito va bene. Io adesso avanzerei. Avanziamo. Ok, Adam Baran va al Braga per 12 mesi. Ok, poi offerta per Simon Malinowski, Leeds United per Simon Malinowski 3 milioni. No, non lo vendo. Io lo do in prestito, ma vendere non lo vendo. Vendere non lo vendo, ma mai nella vita. Eccolo qua, Simon Malinowski va alla Z in prestito per 12 mesi. Spero che torni più forte che mai, più forte di prima. Ora, io semmai la rosa, io voglio vedere la rosa, perché temo. Cazzo male che è in lista questa, giusto? Sono tutti mandati di nuovo in prestito, e va bene, e va anche bene. Qua abbiamo Malinowski in prestito, accordo. Christoph Kaczmarek, c'è l'accordo col Cadiz e accettiamo. E ok, poi Pavlovski 71 overall, me lo chiedono in prestito. No, che prestito? No, vogliono uno scambio. Alexis Bin. Vabbè. E un'altra offerta. Timo Klein. Sì, vabbè. Pavlovski magari in prestito ve lo posso dare. Mentre se Pavlovski il Borussia Dortmund ci offre 7 milioni e 8, rifiutiamo. Però piuttosto io una cosa la farei adesso. Abrosa, vedere il terzino, sì. Allora, Pavlovski. Allora, visto che abbiamo Sorrentino, Gagliardo e Lima, Pavlovski diventa al quarto. Camarà, che potrebbe essere il terzo da quella. No, ora ci abbiamo Pablo Alvarez, Battaglia, Camarà e Dino. E Jean-Paul Camarà. E quindi io direi fare un'altra cosa, piuttosto che mettere in prestito Pavlovski, che mostra ottimo potenziale, 19 anni. Pavlovski, piano di crescita, vediamo. Era difensivo. Io onestamente mi coltivo Pavlovski piuttosto. Mi coltivo Pavlovski, magari lo trasformo in terzino destro. Magari posso provare a spararlo sulla destra. Camarà, ciao. Camarà. Poi sulla sinistra abbiamo Gagliardo, Sorrentino, Gagliardo, Lima, Pavlovski con Battaglia, che mi sembra pure lui che non cresca granché. E infatti, caro Battaglia, mi sa che mettono i trasferimenti anche te. E poi da quell'altro avremo Babu, Alvarez e Pavlovski e Victor Pavlovski. E allora a questo punto, senti, piano di crescita, Pavlovski, se gli propongo di metterti terzino destro, no? Terzino destro, lo faccio diventare terzino destro, anche se mancino, va benissimo, e in porta difesa. Terzino destro, Pavlovski, lo faccio diventare terzino destro, e me lo porto di là. Di un lato c'è Gagliardo, Sorrentino, Lima, dall'altro lato abbiamo Alvarez, Babu e Pavlovski. Ok, va bene.
E allora avanziamo qui, giusto per una partita. Ok, Kacmarek per un anno al Fenerbahce. Se va bene, va bene. Perché abbiamo deciso, siamo d'accordo tu. Ok. Battaglia ce l'ho messo pure in lista trasferimento, giusto? Caro Battaglia, c'è tutto bene. Ok. Va bene. Ora direi avanziamo. Aiutato il prestito di Bach e direi che per oggi possiamo fermarci qui e darci appuntamento.